Allenamenti via Skype e la voglia di non fermarsi per i senior della Levante Azzurro a condurre le sedute l'ex calciatore del Bari Lorenzo Sibilano, attuale tecnico nella scuola calcio barese. Ci è venuta in mente questa l'idea di poter svolgere attività, dato che tutti quanti dobbiamo restare a casa, questa attività attraverso il canale Skype. Quindi organizziamo allenamenti mirati in determinate fasce orarie, alle 15, alle 17, alle 18, e quindi c'è un allenatore che dà delle indicazioni. Non può mancare poi un riferimento al Bari e, da buon difensore, un tackle in favore dei colleghi di reparto. Bari si deve far trovare pronto, perché io penso, dopo una lunga inattività, tutti i valori si azzerano dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Quindi può succedere qualsiasi cosa, il Bari eventualmente si riprende, si deve far trovare pronto per poter agganciare qualche passo d'alzo che possa compiere la regina, altrimenti dobbiamo essere bravi a mantenere la posizione del secondo posto, che comunque ti dà diritto a saltare alcune partite dei playoff. Io difendo la categoria, sono un po' di parte, però dobbiamo essere un po' equilibrati, nel senso che fino a qualche settimana fa parlavano tutti di una difesa ermetica che prendeva pochi gol e quindi riusciva a sfruttare il vantaggio che acquisiva. Ci sta qualche battuta d'arresto, qualche errore individuale. Il problema della categoria dei difensori è che quando fa un errore ti castigano e quindi l'errore è un po' più evidenziato. Conclude sfogliando l'album dei ricordi, il giocatore più forte è... Beh, senza ombra di dubbio, Diri Cassano.